quella scarpetta di lana azzurra tenuta in un pugno, mentre i corpi inermi di Luisa Ferida, di Osvaldo Valenti, giacevano in via Poliziano a Milano. Erano stati falcidiati dai mitra della Osoppo, gruppo di partigiani che, sotto il comando non so di chi, diedero la morte a Luisa e Osvaldo. Avevano aderito alla Repubblica Sociale di Salò, due grandi attori, gli attori che avevano fatto il cinema italiano degli anni del fascismo, che avevano dato un senso alla cinematografia, dal clima e dall'atmosfera dei telefoni bianchi al cinema successivo, da Amedeo Nazzari a De Sica, registi come Blasetti, avevano portato all'interno del contesto cinematografico quell'arte che è l'espressione, come si diceva in quel tempo, di un valore fondamentale per capire l'immaginario, il sogno, l'immagine. Ebbene, dopo il 25 luglio del 43, dopo l'8 settembre del 43, Osvaldo Valenti e Luisa Ferida decidono di abbandonare Roma. Il cinema si trasferiva sulla Laguna, a Venezia, e invece di molti altri attori che riuscirono a restare a Roma o imboscati in altri luoghi, Luisa e Osvaldo decisero di proseguire la loro carriera di attori e trasferirsi a Venezia, a Milano, tra Venezia e Milano, dove poter esercitare la loro funzione di attore. Osvaldo Valenti era nato nel 1906, Luisa Ferida, ovvero Luigi Manfrini Farnè, nel 1914. Osvaldo era nato a Costantinopoli, figlio di un barone siciliano, le cui origini erano siciliane di Messina, mentre la madre di Osvaldo era figlia dell'archimandrita di Cipro. Luigia Manfrini Farnè era bolognese, era nata a Bologna, il cui papà era il possidente terriero di Castel San Pietro. Una storia molto inquieta, molto travagliata, ma ciò che a me interessa in modo particolare è questo loro amore, l'amore tra Luisa e Osvaldo. Perché vennero uccisi? Ora riposano nel cimitero di Saronno. Perché vennero falcidiata dai mitra? È necessario rispondere oggi a queste domande? Non so. Ciò che resta
una storia dentro la storia e dentro le storie. Luisa si chiedeva negli ultimi istanti perché devo morire. Aveva compiuto soltanto 31 anni. Lui Osvaldo 39. Quando i fari illuminarono questi due corpi sbattuti fuori dall'auto e falcidiati. Credo che questa storia, come la storia di Claretta e di Benito, sia una storia dentro il destino degli uomini, ma anche dentro il destino di un tempo, qual è stato il tempo tragico, in modo particolare dal 43 al 45, ma vennero uccisi a guerra finita, quando già Mussolini e Claretta erano stati appesi dai talloni a piazzale Loreto. La pietà umana, che senso può avere davanti a una situazione del genere? Se esiste la pietà, se può esistere la pietà. Osvaldo aveva aderito alla decima MAS di Giulio Valerio Borghese. E poi era stato un frequentatore di Villa Triste, il cui protagonista era Koch, una villa dove si sediziavano i partigiani. Una villa dove si commettevano appunto delle sevizie nei confronti dei partigiani. È la storia che racconta. E Osvaldo frequentava questa casa, una casa che è rimasta aperta per circa un mese. E le accuse rivolte sia ad Osvaldo che a Luisa furono quelle di connivenza con Pietro Koch, il fustigatore dei partigiani. Lui si era al di fuori di tutto questo. Una donna che aveva sofferto, che aveva perso un figlio, Kim, del quale portava sempre una scarpetta di lana con sé. Aveva purtroppo subito un aborto quando venne massacrata dai colpi del mitra, era nuovamente in attesa, era nuovamente incinta. Si può uccidere una donna in questo modo? Ora è nel cimitero di Saron, di Musacco, campo numero 10 di Musacco. Sono insieme. Due croci, non c'è nessun epitaffio. E c'è soltanto incisa la data di morte, 30
La storia è fatta di destini. È proprio vero. È la brigata Pasubio, che era parte integrante dei reparti della sesta brigata Matteotti, decise la morte degli attori. Vennero accusati come criminali di guerra per aver inflitto torture e sevizie a detenuti politici. Così si legge nel verbale. È difficile a distanza di anni, a distanza di epoche e di stagioni, poter o dover guardare con visione critica a fatti del genere. Però questa storia, che è stata romanzata, che è diventata un film, è una storia che resta nelle viscere di una nazione. Il loro ultimo film, che risale al 1944, ha per titolo Fatto di cronaca. Il regista era Piero Ballerini. Un fatto di cronaca. Ed è proprio tale che viene considerato questa tragedia, un fatto di cronaca, appunto. Si erano conosciuti Osvaldo e Luisa sul set cinematografico. I loro film avevano lasciato una traccia indelebile. Erano gli anni in cui Osvaldo Valenti interpretava 1.000 lire al mese. E insieme Luisa Fedida e Osvaldo Valenti nel 1940 interpretavano La corona di ferro di Alessandro Blasetti, con un gruppo di attori che hanno fatto il cinema: Gino Cervi, Elisa Cigani, Rina Morelli, Massimo Girotti, Paolo Stoppa e così via di seguito. Al di là della questione cinematografica, al di là di tutto questo, alla fine cosa resta? Cosa ci lascia tutto questo? Tutta questa tragedia? Una storia non scritta con la verità. Una storia che si vuole dimenticare in un orizzonte di sangue, perché questo è il fatto, in cui ancora oggi, purtroppo, l'ideologia prende il sopravvento, ha preso il sopravvento. Osvaldo fu un divo fino in fondo, la maschera dell'attore, la recita, il teatro. Bisogna saper morire, dice Osvaldo.
Ebbene, in ogni morte c'è un destino segnato e ogni destino ha la sua forza, la sua capacità di espressione, di esperienza e di umanità. Ma che umanità può esserci? Poteva esserci in un fatto del genere. Se l'uomo è fatto di pietà, o dovrebbe essere fatto di pietà. La storia recita sempre una tragedia. O recita sempre la tragedia. Bisogna saperla ascoltare, ma bisogna sempre anche avere il coraggio di non accettarla e di andare oltre, superare e cercare di afferrare quella visione. Che è la visione in cui la menzogna può diventare o può essere letta come verità. Allora imperversavo una frase che Mussolini aveva recuperato da Lenin: il cinema è l'arte più forte, perché il cinema rappresentava appunto la propaganda. Ma Osvaldo e Luisa cosa c'entravano in tutto questo? In questa arte forte? Loro amavano recitare. E dal 1937 con Cinecittà diventano appunto il baluardo di tutto un percorso in cui il paesaggio del cinema diventa il paesaggio di un'esistenza vera e propria. E c'è stato patire nella loro vita, nella vita di Luisa, il grande patire. Io mi chiamo Luisa ferita. La malinconia era cucita nei suoi occhi e in quel passaggio dal silenzio al sonoro, dal muto al sonoro, nasce il divismo. E Luisa fu una diva. Fu una diva che rappresentò un'icona vera e propria. Ma la vita è oltre il mito. La vita è oltre ogni considerazione di esistenze quotidiane, perché la vita o la si vive o si lascia vivere dalla vita. Luisa, amando Osvaldo Valenti, ha amato l'uomo ma anche il cinema, è riuscita ad afferrare il tragico senso di un'esistenza. In anni quieti, armonici e felici, ma soprattutto dopo il 25 luglio, in anni terribili, tragici, agonizzanti. E Luisa ha avuto il coraggio di vivere dentro questa tragedia. E dai suoi occhi, nei suoi occhi, la tragedia era l'espressione più vivente e morente di una donna che aveva sofferto, una donna che aveva perso il suo Kim a pochi giorni, una donna che aveva abortito, una donna che era nuovamente in attesa e voleva fortemente, insieme ad Osvaldo,
un figlio. Come si può scaraventare da un camion due persone, abbagliarli con i fari e sparare, scaricare il caricatore di un mitra? Via Poliziano, Milano, 30 aprile 1945. Tante volte ho cercato di ricostruire questa storia in termini romanzati anche, ma è difficile, perché c'è il sopravvento del dolore che diventa costante e prende le parole, afferra le parole e afferrare le parole diventa un incontro fatale tra vita e letteratura, tra vita e letteratura in questo doppio significato in cui Salò, la Repubblica di Salò, è soltanto un triste immaginario, se vogliamo un tragico immaginario, in cui la morte stringe tutto dentro il destino. Alcuni anni dopo, un partigiano di nome Marozin dirà: Luisa Ferida non aveva fatto nulla, ma era con Osvaldo Valenti. La rivoluzione travolge tutti. Parole di vero Marozin, l'ex capo partigiano. Non è possibile, dopo anni, ascoltare queste parole, dopo che la morte ha consumato persino il ricordo e dopo che il ricordo è diventato memoria e travolge storia e destino, travolge vite. Era bella, Luisa Ferida, molto bella, occhi pungenti, uno sguardo profondo, un viso malinconico ma vitale, delle labbra carnose. Era una parola che non superava mai il limite. Venne uccisa perché amava troppo Osvaldo Valenti.